Ciao. Ciao. Come ti chiami? Luciana. Valentina. Da quanto tempo vivi a Venezia, Luciana? Da quando sono nata. Da tutta la vita, da 41 anni. Io ero artigiana, facevo maschere. Quanti siete in famiglia? Due, io e mia figlia. In che zona sei di Venezia? Ah, dietro la Fenice. Sei in affitto o sei proprietaria? In affitto da privato. Abbiamo deciso di acquistare una casa facendoci mutuo. Noi avevamo fatto il tasso variabile e avevamo una rata fissa al mese. I tassi di interesse sono aumentati e nessuno della banca si è preso la briga di avvisarci. Io sto in Rio di novembre e dicembre e ho chiesto aiuto al comune, all'assessorato, se poteva aiutarmi. Mi hanno detto di sì. Se non che ho avuto un'altra udienza, che loro non avevano pagato niente. Allora mi hanno dato lo sfratto esecutivo di andare fuori dalla casa. La banca se l'è presa e l'ha venduta. Ho già subito il primo intervento dell'ufficiale giudiziario. Mi hanno dato una proroga di 2 mesi. Adesso il prossimo 25 novembre ci sarà un altro intervento dell'ufficiale giudiziario con la forza pubblica per fare lo sloggio dell'immobile. E io non so dove andare. Le uniche persone che mi hanno aiutato fino adesso sono stati i ragazzi del Morion, l'ASC.